una delle cose che è importante sottolineare, noi avevamo mantenuto nel Popolo della Libertà un riguardo, un'attenzione ai partiti che erano confluiti nel Popolo della Libertà, e quindi era rimasta la regola 70-30 nei confronti degli ex di Alleanza Nazionale, era rimasta la identità delle singole formazioni degli altri partiti politici minori. Con la decisione di oggi, tutti qui rappresentati hanno deciso di dimenticare queste situazioni e di confluire tutti con pari diritto dentro il più grande partito del Popolo della Libertà. E questo credo che sia una cosa molto positiva. Un accenno soltanto ai meriti di questo governo per quanto riguarda la situazione della crisi. Solo la Germania ha fatto meglio di noi per quanto riguarda il deficit, con un deficit del 3,6% quest'anno. L'Italia ha fatto il 4,6, la Francia il 7 qualcosa, la Gran Bretagna l'11%, su, fino all'Irlanda 17%. Quindi io credo che noi non dobbiamo essere preoccupati, l'Italia sta uscendo meglio di altri paesi europei dalla crisi, abbiamo ottenuto soprattutto, e credo di avere un gran merito al riguardo, anche personale, abbiamo ottenuto che quando si andrà a decidere sulla riduzione che l'Europa vorrà indicare ai singoli paesi del debito pubblico per portare l'eccedenza rispetto al 60% al 60%, noi abbiamo ottenuto di già che il nostro debito pubblico deve essere intanto considerato nella sua dinamicità e nella sua sostenibilità. Noi abbiamo sempre dimostrato di poter pagare gli interessi corrispondenti al debito pubblico che abbiamo ereditato. E dall'altro devono essere considerati anche fattori a partire dal risparmio privato. Ora le famiglie italiane hanno per l'85% la proprietà della casa, sono famiglie che non hanno consumato sul futuro, come per esempio quelle americane, hanno saputo consumare sul passato, sul presente, ma anche effettuare dei risparmi. Abbiamo un sistema bancario che fa performance eccezionali, abbiamo una bilancia dei pagamenti in attivo, abbiamo un'ottima riforma delle pensioni che il nostro governo ha fatto senza nemmeno un'ora di sciopero. Tutti questi fattori messi insieme ci pongono soltanto ed immediatamente dopo la Germania quanto alla bontà della nostra economia e al benessere dei nostri cittadini. Concludendo, si potrebbe dire che abbiamo uno Stato fortemente indebitato, ma abbiamo dei cittadini che hanno crediti, hanno risparmi e tra l'altro sono loro ad avere il 62% del debito dello Stato italiano. Quindi siamo sopra tutti gli altri paesi, all'eccezione fatta della Germania, sopra la Svezia, sopra la Gran Bretagna, sopra la Francia, e credo che quindi questo sia un fatto di cui noi dobbiamo tenere conto per preoccuparci meno di quando i nostri media continuano a voler fare. Ho detto l'altro giorno in televisione una cosa che ha suscitato la sorpresa da parte dei nostri colleghi europei: noi consumiamo più di 10 miliardi di cosmetici, e con un apporto forte anche dei maschietti. Quindi io credo che non dobbiamo veramente essere pessimisti, dobbiamo essere oculati, attenti, rigorosi, ma abbiamo uno Stato che ha dei cittadini che sono in queste condizioni, lo Stato è stato vicino a tutti i cittadini che hanno perso il posto di lavoro, è lo Stato socialmente più avanzato. Tutti i cittadini hanno la sanità gratis, tutti i cittadini hanno le medicine gratis, tutti i cittadini hanno le scuole gratis, molti cittadini non benestanti in molti comuni hanno i libri di scuola gratuiti, i nostri pensionati hanno le pensioni più alte e abbiamo un tasso di disoccupazione che è nella norma europea, ma abbiamo anche molto lavoro sommerso che rende perciò non credibile il tasso di disoccupazione dichiarato. Tutto qui.
questo è qualche cosa che si dovrà decidere e quindi non abbiamo nessuna possibilità di dare oggi una risposta.